Ciao a tutti, sono il rinoceronte di Orgoglio Nerd, benvenuti a questa nuova puntata di Un Corno. Molti fan ci chiedono, voglio iniziare a leggere Spider-Man, da dove devo cominciare? La Marvel, fortunatamente, crea numerosi punti di inizio durante ogni tot. Lo è stato poco fa con la Marvel Now, adesso praticamente con la fine di Superior Spider-Man c'è un nuovo inizio, infatti anche la numerazione sta ricominciando, e da quei punti di inizio un lettore può cominciare a comprare Spider-Man senza sapere nulla più che la storia base di Spider-Man, quella che tutti conoscono. Magari qualche dettaglio in più sarebbe utile, ma non è necessario. Ti basta sapere delle abilità base di Spider-Man, dei nemici di Spider-Man, quello che ormai è praticamente cultura generale pop dei fumetti. Io però, con i Fantastic Four, ho voluto fare qualcosa di differente. Sono un fan del quartetto e la mia missione... perché lavoro per conto di Dio, insomma, sono musicista, è recuperare tutte le uscite di Fantastic Four. Allora, i Fantastic Four sono stati pubblicati in Italia dall'edizione Corno, da Star Comics e attualmente da Panini Marvel Italia. Sono riuscito a recuperare la libreria, tutta quella mensola lì occupata da tutte le uscite di Fantastic Four in ordine che ho. Sono riuscito a recuperare tutte le uscite Marvel Italia, tutte le uscite Star Comics, e adesso pian piano sto recuperando le edizioni Corno. Siccome non posso aspettare di avere tutte le edizioni Corno per leggere tutto quanto, perché sarò vecchio, ho deciso di continuare a comprare le uscite normalmente in edicola di Fantastic Four, che purtroppo a quanto pare termineranno per un po', perché la Marvel vuole sospendere la testata per non pubblicizzare la pellicola, che non appartiene appunto ai Marvel Studios ma alla Fox. Ma forse ci sono buone notizie, stanno fregando. E quindi li compro lì, ma non li leggo ancora. Mi tengo ovviamente aggiornato sulla trama, su cosa succede, ma per leggere i fumetti sto piano piano recuperando. Ho iniziato da poco, perché da poco mi sono arrivati, da qualche mese, e quindi ho cominciato dal primo numero che ho edito Star Comics e sto pian piano recuperando, e adesso sto viaggiando negli anni 70. Sono a questo numero. Il numero che devo leggere lo tengo sempre sulla scrivania, e questo è, come notate, non c'è la cosa, c'è She-Hulk che ha preso momentaneamente il posto appunto di muscolo nel quartetto, però la cosa c'è ancora, semplicemente in pausa, e come vedete Star Comics, e sono quando era quindicinale al numero 45. Devo affrontare anni e anni ancora di Fantastic Four, e mi sto divertendo a scoprire tutte quelle assurdità terrificanti che sono successe a Reed Richards e ai suoi compagni, ma che tutti tendono a dimenticarsi perché appunto troppo ridicole. Ridicole in senso buono, cioè fanno sorridere, sono fumetti, però adesso nei fumetti si tende sempre a giustificare, a far sembrare nel contesto cose completamente assurde, credibile, e questo va benissimo, anzi, meglio. Lì invece ci si perdeva un po' con succede questo perché è un fumetto, e va benissimo anche quello. Diciamo che è affascinante vedere le motivazioni differenti. C'è una bella battuta, tra scambio di battute tra Capitan America e Tony Stark agli inizi della Civil War, quando cercano ancora di appianare le divergenze parlando, nel quale si dicono che una volta tutto il loro odio
tutto il loro rancore una volta, e con una volta intendo durante gli anni 70, si sarebbe appianato con frasi tipo: "Ah, questa volta è successo questo, Capitano America, ma la prossima vedrai che starò più attento. Certo, Iron Man, nessun problema." Abbraccio finale, chiusa lì da super amici. Ed è vero, succede molto spesso così: gigantesche storyline si concludono in poche vignette con braccio e bracci e tutto. E chi si è visto si è visto. Adesso no, ci sono molti più strascichi che vanno al di là dell'asterisco con: "Ah, quella volta è successo questo", ma proprio strascichi emotivi che aiutano la caratterizzazione del personaggio. Come segna. Adesso mi alzo. Come segna. Punto d'arrivo, insomma. Sono arrivato più o meno in quella zona lì, la 45, ovviamente tengo un rinoceronte alla carica, quindi man mano che vado avanti sposto la carta di Magic. Quando un giorno la vedete là, avrò tutto lo scibile, avrò letto tutto lo scibile sui Fantastici 4. Anche voi siete appassionati di una testata in particolare? Ditemi quale, che sono curioso. Se siete appassionati come me dei Fantastici 4, adesso sarete un po' in pericolo, perché per un altro bel po' non ci saranno probabilmente film attendibili o comunque soddisfacenti riguardo al quartetto. Come non ce ne sono mai stati, io non amo i precedenti. Detto questo, voi cosa seguite? Volete iniziare una nuova testata? Fatemi sapere se volete cominciare Spider-Man. Oppure, se seguite i Guardiani della Galassia, cosa che vi consiglio di fare, oppure Thor, Deadpool, insomma, scrivetemi e fatemi sapere. E fatemi sapere anche se avete la mente malata tanto quanto me, fate queste cose. Ciao ragazzi, alla prossima per un corno è tutto e ci vediamo sabato. Sabato, vi ricordo, ve l'ho già detto poco fa, però ci sarà un incontro dedicato all'altro occhio di rinoceronte, il nostro nuovo libro. A Brescia il 10 gennaio, in Fumetteria Games Academy, corso Balestro 50 alle ore 15:30. Guardate nella descrizione del video e saprete tutto quanto. Vi aspettiamo, speriamo di vedervi lì, così magari mi farete qualche domanda sui Fantastici 4 e io vi farò qualche domanda su quello che seguite voi. A presto, ragazzi, ciao!